sono la nuova linea da freeride, composta da tre modelli. Questo che ho in mano è un diametro 22, quindi un bastone molto grosso in alluminio, robustissimo, va benissimo appunto per chi fa freeride a livello estremo. Poi abbiamo il fratello minore, che è un bastone da 18, quindi diametro 18, il diametro classico del bastone da sci. Tutte e due hanno una manopola allungata sul tubo, in modo che possiamo impugnare il bastone a diverse altezze in base alle esigenze del momento, in base alla neve, alla profondità della neve, eccetera. Il terzo della linea è un bastone telescopico, che è realizzato con un tubo da 18 nella parte inferiore e un tubo da 16 nella parte superiore. Questo ci consente di regolarlo in qualsiasi momento, se ho bisogno di modificare l'altezza del bastone, molto semplicemente apro la leva e aggiusto la lunghezza del bastone. Dal punto di vista grafico abbiamo fatto una scelta di colori fluorescenti, giocati con questo effetto camouflage, e questa linea sta riscuotendo un discreto successo proprio perché è allegra e vivace. No, veramente belli, poi innovativa l'idea appunto di avere un'impugnatura che va bene per tutte le situazioni. Esatto. E comunque anche la possibilità di agganciare, quindi visto che ci ha fatto vedere dei grandi sci anche con i quali si può scendere molto divertendosi, sicuramente avere una buona presa sul bastoncino anche in una discesa un po' più scatenata rispetto al normale aiuta sicuramente. Esattamente, esattamente. Ringraziamo Cover quindi per aver pensato anche alle nuove tendenze, quindi alla rinascita del freeride.